Comunque, è molto importante. E con questo voglio toccare ovviamente un argomento che è appunto cos'è l'handler. La mia Sì. professione si chiama handler, ovvero sarebbe conduttore. Il conduttore sarebbe colui che in teoria, io dico in teoria perché non tutti sono capaci, però io parlo per me, dovrebbe conoscere proprio alla perfezione gli standard dei cani. Conoscendo gli standard, devono conoscere anche il carattere, Che lo quindi standard la poi, che razza. cos'è lo standard del cane? Lo Magari standard uno è la morfologia, come deve avere i le colori, il pelo, le misure, misure, ecco. l'altezza, il peso, Quello che come facciamo cammina. quando vi diciamo la razza del giorno, quando Daniele vi dà Esatto. le caratteristiche della razza, vi dà quelle che sono, quello che è lo standard di quella razza lì, quindi che deve misurare tot, pesare tot. Ecco, Queste dal mio cose. punto di vista, l'handler, per chi volesse fare esposizioni, deve essere proprio un membro del clan, della famiglia del cane. Perché deve essere una persona che il cane deve conoscere, non sbattuto in mano all'handler al momento di entrare nell'esposizione. Perché se no No, il cane mi si ecco. impianta, non mi conosce e si spaventa. E allora non viene espresso nella sua massima bellezza il cane. Farebbe ridere perché il cane non cammina, si impianta, viene tirato e tende poi ad avere una reazione opposta, ovvero non vorrà più entrare nel Eh ring. sì, E poi qui abbiamo lavorato il malissimo. rigetto. Io, i miei clienti, le persone che mi seguono dell'esposizione vengono settimanalmente a casa mia. Io con il cane lavoro nel giardino di casa mia. Il cane mi vede, mi fa le feste, mi reputa proprio come un membro della famiglia. Ovviamente una figura, una persona che il cane rispetta, perché comunque il cane deve comunque seguire molto l'handler, non deve prendere l'iniziativa. Il cane dovrà fare un lavoro all'interno del ring e quando finirà quel lavoro lì verrà premiato. Logico, il lavoro, io dico lavoro, ma non dura un'ora, un'ora e mezza. L'esposizione di un cane dura 10 minuti, per Sì. intenderci. Dopodiché io lo premio tantissimo perché il cane poi a quel punto lì aspetta la gratificazione, non aspetta altro, lui fa quello per ottenere la Eh beh, gratificazione. certo, Deve sì. comunque anche proprio riuscire a fidarsi, ad affidarsi a Daniele, in modo che comunque anche in mezzo a tutta una serie di distrazioni possa delegare a lui il compito di prendere le decisioni di dove Certo, andiamo e eh cosa facciamo insieme, no? Quindi da lì sì. l'importanza proprio di creare una fiducia Una profonda. sinergia, sì, una fiducia, proprio una fiducia, Io sono contento esatto. perché tante volte magari con dei padroni il cane si comporta in un modo e con me in un altro, perché ovviamente il padrone, ogni scarafone è bella mamma sua, quindi se uno non ha delle basi, delle nozioni di educazione del cane, tante volte lo tratta come se fosse un figlio, un bambino, quindi ha accesso ovunque in casa a fare qualsiasi cosa. Con me ovviamente mi vede come la persona che lo porta nel ring, dove comunque ci sono delle regole, perché il cane deve rimanere fermo, deve camminare in un determinato modo. Una volta che ha finito può tornare alla sua vita normale, no? E quindi mi rispetta molto da quel punto di vista come figura, però mi vuole molto bene anche nello stesso tempo, perché io non uso dei metodi cattivi nei suoi confronti. Lui la vede come oggi andiamo a fare l'esposizione, che bello, entro nel ring, cammino, sto fermo, mi guardano un secondo i denti e se maschietto i testicoli e basta, dopo mi dà una gran pezzettino di pollo, mi piace tantissimo, giochiamo nel ring, corriamo, mi lancia la pallina e boh, finita lì. Dovrebbe Questa essere dovrebbe così per essere tutti, però la purtroppo visione non lo giusta. è poi, però vabbè. Purtroppo non lo è. Comunque l'handler poi deve essere anche una persona che segue, non deve essere solamente nell'esposizione. Io ad esempio seguo i miei clienti, mi chiamano, mi telefonano, so il cane ha ovviamente se sta bene, se non sta bene da portare da un veterinario, però Certo. magari nell'alimentazione ci sono ad esempio dei determinati prodotti per far sì che il pelo sia più bello, oppure dei trucchetti che l'handler sa come tenere il pelo per non farlo Sì, rovinare, comunque tu li piuttosto che segui anche al di un fuori personal trainer, dell'esposizione. tra Sì, un personal virgolette. trainer, no, davvero, infatti, sì, è vero. Un personal trainer e a questo punto qua io dico anche che insomma chi volesse comunque iniziare perché c'è da distinguere due cose. Ci sono le figure degli handler che comunque io ricordo a tutti di non improvvisare mai troppo, nel senso Ecco. che chi è privato si può divertire col proprio cane, ma poi quasi sempre va a finire che non si è capaci e si costringe il cane a comportarsi nel modo in cui si comporta il cane dell'handler. Ma il cane dell'handler ha fatto un Un percorso. percorso, Noi con il nostro eh sì. cane non è abituato a essere tenuto Quindi per cosa la. può fare tutta quella gente che vuole avvicinarsi, vuole magari. Ecco. Ci sono degli stage di handling, io personalmente ne tengo sia al nord Italia e anche al centro Italia, dal periodo va da marzo fino a ottobre, Sì. generalmente ne faccio uno al mese. E niente, io do anche nell'eventualità un mio contatto se per chi volesse Certo, essere a questo interessato. punto sì. L'email è sempre la stessa, è dolcecagnara@hotmail.it e Ok. il numero di telefono di lavoro è 348 79 49 659.
Ovviamente io faccio questi stage dove la mattina ci sarà una parte teorica e il pomeriggio una parte pratica. La parte teorica viene fatta in un centro congressi con lo schermo dove tutte le persone avranno un loro libro scritto da me proprio sull'handling, quindi su come comportarsi con il cane. Qua mica pizza e fichi, eh. Esatto. Anche il libro, partecipate. Metà mattina ci sarà il pranzo ovviamente offerto all'interno, diciamo, del pacchetto. Sì, sì. E poi il pomeriggio ci sarà una prova, le prove pratiche all'interno del ring, quindi sì, all'aperto su erba, oppure se la stagione è tipo marzo-aprile dentro questo centro congressi ci sono dei ring delimitati con la mucchetta e tutto, dove si può lavorare con i cani. Quindi una bella giornata di formazione, di dalla mattina alle 9 fino alla sera almeno alle 6, diciamo. Quindi è una giornata piena, ma anche per stare insomma a contatto con altre persone, condividere la passione dell'esposizione e la passione per i propri amici a quattro zampe, poi in realtà, perché di fondo è quella che ci porta a fare queste attività, certo, no? È l'amore per i nostri animali, per condividere con loro qualcosa. Sì, un po' anche una gratifica personale del proprietario, perché comunque diciamo che sì, anche questo fa. Quello sì, però secondo me, siccome io almeno l'ho provato sulla mia pelle, sicuramente poi, cioè, ho fatto anch'io esposizioni, le faccio, adesso sono un attimino ferma, però in qualsiasi caso le ho fatte. È vero, la competizione c'è, tutto quanto, però c'era proprio la voglia di condividere qualcosa e portarti a casa proprio tutto un bagaglio. Di solito la parte bella dei proprietari è che amano molto anche avere la possibilità di far conoscere al proprio cane altri cani della stessa razza. Ah, vabbè, certo. Mm. E quindi, anche per i proprietari stessi, conoscere altri amanti, esatto, della propria, quindi, razza, sì, è quello. Perché poi si creano delle amicizie al di fuori che si portano avanti, ci si vede anche durante le feste. Cioè, insomma, esatto, questa è una cosa bella. È una cosa perché bella, io inizialmente c'era. Cioè, ovviamente la competizione c'è, non si può, non, vabbè, si può dire che normale, non ci sia. È una competizione. Però io ho notato che si creano anche delle amicizie belle che vanno avanti, sì, perché sì, appassionati, sì, della razza, piuttosto che ci si vede poi in settimana, sabato sera, se non si fanno esposizioni. Insomma, molto bella. Come assolutamente. Bella. Vedo Laura Malagole che ci scrive: e le foto agli stage le faccio io. Agli Laura Malagole, esatto, ecco. è una mia allieva e praticamente sì, un anno l'ho, come si dice, gli ho dato il compito di fare le foto e l'ho, poverina, obbligata a mandarmele la sera perché dovevo anche pubblicarle, no? Ed erano circa tipo 1000, è stata dalle 9 alle 4 della mattina. Mandarmi. Ecco, quindi le ha fatte una volta e non le farà mai più. È schiavizzata a fare le foto. Comunque a questo punto, Daniele, tanto appunto tu quando farai questi stage sicuramente darai riferimenti di date e tutto quanto anche sul gruppo di Quattro Zampe sulla pagina. Esatto. E il tuo numero e le tue mail per chi ti vuole chiedere già informazioni da adesso, prima le hai date e anche quelle le mettiamo poi metterai tu sul gruppo, in modo che se le persone hanno qualcosa da chiederti te lo chiedono. Io approfitterei intanto che Gigi, il nostro carissimo fonico che ci dovrebbe mettere il jingle della razza del giorno, è sparito, è momentaneamente uscito. No, approfitto per leggere però dei messaggi che sono arrivati. Uno molto importante, direi, da Flavio, che prima ci aveva chiesto appunto se avesse potuto mandare la foto del suo amico a quattro zampe per il concorso. Flavio adesso ci scrive: ciao Serena, ti scrivo perché voi con il vostro programma utilissimo mettiate in guardia tutti i proprietari di cani, gatti e cavalli del pericolo imminente del bruco del pino, meglio conosciuto come processionaria. Può causare danni ingenti o addirittura essere letale. Il mio lupo Aragon, lui è il padrone di Aragon, è vero, quindi l'abbiamo già sentito Flavio, lunedì ne è venuto a contatto e solo oggi posso dire che non è più in pericolo di vita. Se la caverà probabilmente con la perdita di una parte della punta della lingua, poverino. È stato un inferno aspettare, sperando che non succedesse niente. Ho dormito due notti con lui sul suo cuscino coccolandolo, ma ora sta bene. Meno male, ecco, il tuo Aragon, siamo contenti per lui, coccolacelo tanto, coccolalo da parte nostra. E quindi a questo punto la processionaria, ma che è un bruco del pino, che si chiama appunto processionaria, e cavoli, ma i danni non sono mica... È orticante, ma è, cioè... C'è sempre stato? Sì. Sempre esistito, ecco. E cosa succede? Che se il cane lo annusa, lo lecca, lo fa, lo... Adesso chiediamo qualche informazione in più direttamente al veterinario e poi vi facciamo sapere. Ah sì, guarda, infatti sono le... stiamo facendo le domande a lei. Cioè, però lei ha il marito e quindi lo sfruttiamo. Io gioco al jolly del marito. No, però Giulia, se... Tutte le informazioni del caso adesso... La metterai magari questa risposta sul gruppo. Ma ve la do anche subito.
Ah, ok, facciamo sei anche tuo... una cosa in diretta. Ah, perfetto, dai, perfetto. Vado avanti a leggere, quindi sì. Comunque diamo più informazioni sul discorso di questa processionale, sì, quindi così si chiama. Allora, altro messaggio. Ciao a tutti, vi devo fare veramente tantissimi complimenti per la trasmissione. Siete molto bravi, simpatici e professionali. Daniele è veramente super bravo, è molto molto preparato, è veramente il divino. Ecco qui qualcuno che ti conosce, perché sa bene che il tuo soprannome è il divino, perché Daniele è al di fuori e ha questo suo soprannome. Elisabetta, dici? È partito da lei questo soprannome. Ah, ok. Poi un altro, ciao, bravi ragazzi, Daniele sei un mito, Marta e Luca. Grazie. Ok, perfetto, allora li abbiamo letti tutti, mi piacerebbe anche che rientrasse Gigi a questo punto, perché c'è il break pubblicitario, ma non sappiamo dove è finito questo ragazzuolo. Allora, vi ricordo, sta arrivando Gigi, vi ridarei, approfitto per darvi il numero di telefono per chiamarci in diretta durante la rubrica del programma, appunto alla fine, verso le 12.15, il numero è 02 39 65 65. Potete mandarci, appunto, cioè potete chiamarci per fare proprio gli appelli per quanto riguarda il concorso fotografico, quindi le foto che ci avete mandato, che adesso devono essere votate per potervi aggiudicare i premi. Insomma, se ci chiamate potete sfruttare Radio Milan Inter per fare appunto l'appello a tutti quanti di andare a votare le vostre foto, quindi fatelo. Vi lascio comunque anche il numero degli SMS, che è 392-8263-444, oppure la mail diretta @milaninterradio.tv. Adesso direi che siamo arrivati al momento del break pubblicitario, quindi rimanete comunque sempre qui connessi su Radio Milan Inter a quattro zampi mi piace, perché appena torniamo faremo la razza del giorno, che è il San Bernardo, ma adesso invece ci ascoltiamo Katy Perry con California Girls. Rimanete qui. Una canzone quasi estiva, altro che, cioè, abbiamo saltato la primavera praticamente. Poi bellissimo, ce n'è anche una ironica su YouTube, che praticamente non è l'originale, ma è una presa per i fondelli, esatto. A Katy Perry. Che praticamente c'è un video che al posto di Snoop Dogg, questo qua che canta, praticamente c'è un vecchio che va dietro a Katy Perry, che canta mezzo nudo, che si spoglia. Daniele che la vuole... le sa tutte queste cose, bello, perché... Bello. Allora, io direi che chiamiamo il jingle della razza, Quale sarà la razza del giorno? Giulia mi guarda e ride. Questo è il jingle della razza. Ti piace? Ha... Pantera rosa. Questo non è niente. Eravate preparati in realtà. Parla di sto trucco. Sì, infatti, prima che iniziamo appunto a parlare del San Bernardo, approfittiamo, dato che prontamente il marito di Giulia le ha mandato la risposta, quindi le ha spiegato che cos'è questa processionaria, e quindi ce lo facciamo leggere. Esattamente, quindi la processionaria è un insetto, quindi un bruco peloso, e il problema è che questi peli sono urticanti, e praticamente alla fine dei peletti hanno tipo dei micro ganci, per cui riescono purtroppo ad attaccarsi molto facilmente alla pelle o al pelo del cane. Ok. Ovviamente le larve delle processionarie sono quelle più urticanti e pericolose. Quindi quando questi peli si attaccano ai tessuti, provocano una reazione urticante che è data dal rilascio di istamina, che fondamentalmente è quella che avviene quando viene in corso un'allergia. Ok. Quindi i casi più gravi ci può essere uno shock anafilattico. Cavoli. Questo vale anche per noi uomini, quindi diciamo che ovviamente dobbiamo fare attenzione, perché non è che soltanto cani, gatti e cavalli possono essere... Serena, non toccare il colpiti da questa, no, però queste cose mi fanno paura veramente, vedi? Quindi come succede di solito, che i cani o brucando, oppure i cavalli brucando, i cani andando per terra possono inavvertitamente ingerire questi peli che ricoprono appunto l'insetto. Spesso il primo sintomo del cane è un'improvvisa intensa salivazione, perché diciamo che è la prima cosa che avviene successivamente a un processo infiammatorio, che di solito appunto è a carico, diciamo, di tutta la zona della bocca e della faringe, e più delicatamente all'esofago e allo stomaco. Okay. Ovviamente il padrone capisce che è grave perché questo fenomeno non va a diminuire, quindi vedono sempre che c'è questa sorta di ipersalivazione. Okay. E non solo, ma la lingua tende a gonfiarsi perché c'è questa infiammazione, quindi per il rilascio di istamina e tutto quanto.
Il problema grosso è che ogni tanto può succedere che questa lingua si gonfia talmente tanto che può addirittura creare una sorta di soffocamento. Eh sì, infatti stavo pensando a quello, perché poi si gonfia. Quindi e... i peli urticanti causano una distruzione del tessuto cellulare e spesso, appunto, come diceva il nostro ascoltatore, può essere che perda un pezzettino di lingua perché appunto possono creare dei processi di necrosi. Cavoli, quindi cioè, vanno a... Insomma, pesante. A far questo fuori bruco un qua è un disastro. Esatto. La prima cosa da fare ovviamente è cercare di allontanare la sostanza irritante dalla bocca, anche soltanto con un bel lavaggio con l'acqua. Quindi se per caso vediamo che il cane ha qualcosa del genere, fagli degli sciacqui, cioè già ecco, partiamo con quello. E poi sicuramente andare dal veterinario perché soltanto il veterinario può dare le cure più proprio piatte. Assolutamente sì. Benissimo, grazie mille Giulia, e poi comunque noi io direi che questa nota la inseriremo anche sul gruppo e sulla pagina, proprio per dare la possibilità a chi con le adesso foto non ci e sta tutto ascoltando, certo. Ecco, di capire che si può incappare in questo bruco. Ok, allora niente, iniziamo la razza del giorno, jingle! Ti avviso solo di una cosa, sappi solo che sono le 14:12. Madò, devo fare tutto veloce. Via. Ma veloce proprio. Via. Allora, il San Bernardo, parliamo del San Bernardo, ragazzi, oggi. Allora, il San Bernardo appartiene al gruppo numero 2, ovvero cani di tipo Pinscher, Schnauzer, Molosoidi e Bovari Svizzeri. È di origini svizzere, quindi viene dalla Svizzera. No, non Svizzera ce l'avevamo mai avuto l'inno della Svizzera. Ma matrimonio sembra. Io ho pensato la stessa cosa. È vero, cosa. Ma anche un po' Happy Birthday to You adesso sembrava, Madonna, vero? Ma a me la Svizzera mi fa venire in mente un'altra cosa. Mi fa venire in mente un'altra roba. Io lo so cosa ti fa venire in mente. Da. Le caprette ti fanno ciao. Cosa dici? Io non lo sento. Ah, vabbè, comunque. Ma dai, cos'è? Sempre. Heidi! Cazzo, Heidi! Non partiva più! Era bellissimo, Heidi, non lo vedevi te. È partita, cavolo. Poi Heidi lo mettono anche in discoteca. Sì, infatti, ormai ovunque, le caprette perché, ti fanno ciao. No, ma dicono un'altra parola a proposito di Heidi. Ma vedi che, ma guarda che c'è, cioè, comunque, lui, ad ogni cosa la storia del San Bernardo, così non mi perdo. Il San Bernardo bravo. È tra i cani più grandi del mondo, è veramente grosso come cane. Importanti anche proprio nella struttura. È chiamato Gigante delle Alpi. La sua culla di origini si trova tra l'Italia e la Svizzera. Ha 200 è stata, diciamo, adesso ho letto male, è stata, diciamo, la sua culla d'origine è stata tra l'Italia e la Svizzera a 2472 metri d'altitudine. Pensa te dove sono cani, infatti, che insomma sopportano le temperature rigide. Esatto. Deriva da grandi molossoidi della stirpe babilonese, dove erano già presenti molossoidi simili. Quindi, come ho detto tutte le volte, che praticamente gli antenati dei cani erano completamente diversi. Ci sono stati dei cambiamenti da parte dell'uomo che ha interferito molto nella selezione e sono cambiati. Venne creato un ospizio chiamato appunto di San Bernardo, fondato da Bernardo da Mentone nel 1049. Come poteva chiamarsi altrimenti? Esatto, da Mentone però. Da Mentone. Con l'intento appunto di questo ospizio qua di dare riparo ai dispersi, appunto delle montagne o gente che aveva bisogno. In questo luogo venivano utilizzati questi molossoidi appunto per il soccorso. La selezione della razza fu portata avanti bene da chi? Dai monaci. Ah. Tutti lui li trova, sì Giulia, lo so che mi guardi. È stato proprio selezionato ed allevato appunto da monaci per tantissimi anni, infatti la razza, possiamo dire grazie a loro che è stata appunto portata avanti. I monaci, pensa a te. Esatto, lo standard fu steso il 2 giugno 1887 a Zurigo. Zurigo. Mentre nel 1970 è nato ovviamente il CISB, ovvero Club Italiano San Bernardo, che è importantissimo. Nel 1970 è nato il Club Italiano San Bernardo, il cui creatore italiano, cioè, è stato Antonio Morsiani. Sì, è recente. 1970, certo. Una via di mezzo. Vabbè, non è, 40 non è anni. Esatto. Relativamente recente, sì. Ecco. Il carattere di questo cane... Com'è? Lo ripeti un attimo? CISB.
Club Italiano San Bernardo. CISB. Esatto. Ok, perfetto. È diciamo che veramente un soccorritore dell'alta montagna, questo cane, appunto definito il soccorritore dell'alta montagna per eccellenza. La razza è simbolo di forza, un cane molto forte. In effetti. Io ti spiace. Ti spiace in due. È molto resistente ed ha un attaccamento all'uomo, al proprietario, che sta molto bene con lui. È molto generoso, sacrificherebbe addirittura la propria vita per l'uomo, per il soccorso. È abbastanza indipendente, adatto anche per la guardia e la difesa, perché è molto coraggioso. È rappresentato sempre con la borraccia della grappa, perché in tutti i peluche, in tutte le cose c'è sempre lui con la grappettina, la borraccina che appunto serviva per soccorrere appunto questi dispersi che morivano congelati. Esatto. Lo standard per i maschi è 70-90 cm, per le femmine invece 65-80 cm. Il peso per entrambe, poi dipende come dico sempre dalla struttura del cane, va dai 60 ai 100 kg. Cacchio. Per entrambe, sì. Insomma, poi ci sono cani che dopo di loro l'hanno superato tranquillamente. Il torace è abbastanza disceso, non deve scendere sotto i gomiti, il dorso deve essere molto largo e deve essere dritto, non deve essere insellata la schiena. Ok. La testa è un cranio largo, con il muso corto, non deve essere a punta, ma ben, non neanche tondo, ma comunque non deve essere a punta. La canna nasale deve essere dritta, le labbra devono essere sviluppate, pendenti, quindi ben aderenti alla bocca, quindi, ma non una cosa come un mastino napoletano, una cosa contenuta ma ben pendenti. Okay. E devono essere di colore nero. Il tartufo di colore nero con narici molto larghe per la respirazione e per le solite cose che abbiamo sempre detto. Per tutti i cani, soprattutto quando hanno una certa mole, è bene che respirino molto bene, perché sennò se hanno le narici troppo strette nascono veramente tanti problemi. La bocca deve essere robusta, la chiusura può essere a forbice o a tenaglia, è accettata la mancanza di un premolare, il primo premolare, un P1. Non è da penalizzazione, diciamo, non è penalizzante. Meglio se ha il palato nero. Il collo deve essere robusto, deve avere della giogaia, la giogaia sviluppata, te la ricordi, la giogaietta, la papagorgia. Sì, esatto. Questa pelle in più abbondante. Sotto il mento. Le orecchie devono essere attaccate, l'attaccatura deve essere alta, pendente, a forma triangolare che finisce con una forma arrotondata sulla punta. Gli occhi devono essere scuri con un'espressione calma e dolce. Gli arti devono essere forti, il posteriore è poco angolato. Uh-huh. Non ci devono essere gli speroni, abbiamo detto che quel ditino che vediamo dietro in aggiunta, che è un problema durante comunque nelle escursioni del cane in montagna, può rimanere impigliato. In ogni caso è sempre bene che vengano tolti se nascono con gli speroni. Okay. Comunque tante volte non nascono appunto con gli speroni. I piedi devono essere larghi invece. L'andatura decisa, sciolta, la muscolatura evidente e sviluppata. La coda lunga e pesante. Sì. La pelle elastica, quindi non deve essere aderente. Deve essere un cane che quando lo si tocca è bello morbidone. Sì. Si riesce a tirare su, come dice Giulia. Il pelo può essere di due tipi, o corto o lungo. Se è corto deve essere folto, corto, aderente e liscio. Sulle cosce e sulla coda il pelo è un po' più lungo. Deve essere comunque morbido al tatto, no duro, no ispido. Morbido, esatto. Sì. Lungo, nella versione lungo invece, deve essere moderatamente lungo ed abbastanza ondulato. Perché tanti non sanno infatti di questa doppia versione, no? Del pelo lungo e del pelo corto. San Bernardo ha due versioni. Esatto. Non deve essere assolutamente, può essere ondulato ma non arricciato il pelo, ondulato. Perché sennò è difetto. La coda deve avere un pelo folto nella versione lungo. Il colore può essere bianco-rosso oppure rosso-bianco, giallo-bruno. Di obbligo deve avere il bianco su petto, piedi, punta della coda, canna nasale, fronte e nuca. Peggio, ancora meglio, che è un pregio, se ha il collare bianco intorno al collo. Ok, ancora meglio. È un pregio. Mai deve essere unicolore, quindi che non ha bianco, che è tutto di un colore. Non va per niente bene per lo standard. Ok. I difetti sono misure maxi, misure mini, movimento scorretto, tartufo chiaro, muso lungo, testa troppo stretta, l'ossatura leggera, la schiena insellata, monorchidismo, mancanza di denti e appunto colore a tinta unita, diciamo, senza la presenza di bianco. Ok. È un cane estremamente adatto per soccorsi e guida in montagna, per ricerche in superficie. Questo è un elicottero. Ma no, l'elicottero è il cane che annusa. Ah, cavoli, ma sembra anche l'elicottero quando parte, gli partono le vele. Sì, le vele magari no. Può essere, diciamo che va bene anche comunque per la compagnia, per la pet therapy e per la guardia.
La salute, diciamo che ecco qua, la vita media all'incirca va sugli 8 anni. Purtroppo i cani molto grossi come gli alani, come non la qualità, ma gli anni sono, esatto, quel che non sono. Non hanno una lunghezza di ci vita. Ci sono cani che sono arrivati anche a 11, 12, 13 anni, 14, ma sono proprio dei record. Diciamo dei che la vita rari. Media sono 8 anni circa. Sì. È un cane che bisogna stare attenti per quanto riguarda la displasia, devono essere testati, devono essere selezionati bene, displasia all'anca, displasia al gomito. Quindi rivolgetevi sempre a un allevatore, non un privato che non ha fatto test ai genitori, perché sennò vi potete trovare in mano un cane che dove avete magari speso meno, però le spendete dopo, perché comunque ha un sacco di problemi, esatto, di displasia. Può soffrire di epilessia, di torsione gastrica, perché è un cane molto grosso, quindi vanno suddivisi i pasti, non troppo, è portato poi a correre. Certo. E di cardiopatie. Questo è un po' inquietante. È inquietantissimo questo. Le curiosità, il link ufficiale del cane di San Bernardo è www.canedisanbernardo.org. Il più grande San Bernardo fu Lord Boot. Era alto 109 centimetri e pesava 112 kg. In Italia invece c'era Miscia, 118 kg addirittura e 90 centimetri d'altezza. Visse 14 anni. Cavoli, renditi conto. Lunga vita. C'era anche Sando, 103 centimetri per 120 kg di peso. Madonna, altro che standard di razza. Esatto. Mentre i San Bernardo famosi, c'era Bolivar e Bernie, che erano i cani di Paperino. Sto pensando ai cani di Paperino. Non mi ricordo. Poi c'era Nana di Peter Pan, il cartone animato, che era il cane che volava. È vero, esatto. Che era della famiglia di Wendy, no? Esatto. Pensate, e poi come facciamo a non ricordarci di... Ci sono stati tre film, tre cartoni animati. Vabbè. Beethoven, cavoli. Ma questa è la sigla di Beethoven? Ci fidiamo di Gigi. Il cartone. Bellissimo. Beethoven. Bellissimo, bellissimo. Poi c'è, ovviamente, come ho detto prima, Nebbia. Come si fa a dimenticarsi Nebbia? Che Nebbia? Ma oggi c'è... proprio vuole. No, aspetta, che Nebbia? Cane di Heidi. Ah, e non mi ricordavo il nome. Quello che dormiva. E non mi ricordavo che si chiamasse Nebbia. Nebbia, sì, Nebbia, certo, il cane di Heidi. Come no, cavoli. Poi c'era Butch nel Richiamo della Foresta, che è stato il primo film fatto. I Richiami della Foresta sono stati 850, ma è stato il primo film fatto negli anni 30. Ah, e okay. Birillo in Amici miei, un film famoso del 1975 di Ugo Tognazzi. Ah, vedi? E basta, io qua chiuderei. Quante cose. Sì, dobbiamo chiudere più che altro perché abbiamo delle telefonate. E quindi adesso le prendiamo. Ricordiamo solo appunto che la razza del giorno, perché a questo punto io vi ricorderei tutti i riferimenti per la prossima settimana, dato che poi magari non faccio in tempo a dirveli. Allora, la prossima settimana iniziamo a parlare di agility. Quindi affronteremo il discorso agility. E a questo punto, quale abbinamento migliore per la razza del giorno se non il border collie? Assolutamente. Che avremo sicuramente in studio. Ecco, quindi avremo in studio un border collie e ne parleremo. Io ringrazierei subito ovviamente Giulia. Adesso poi vediamo. Grazie se quindi settimana prossima sarà di nuovo con noi, piuttosto che più avanti, come vi abbiamo detto. La faremo sicuramente tornare, continuerà a far parte del programma in maniera più incostante, diciamo così, ecco. E abbiamo la telefonata? Ok, perfetto, allora prendiamola. Pronto? Pronto! Pronto, ciao! Ciao! Ciao Laura! Ciao! Ma scusa, come tu come fai a sapere chi è? Lo so, perché me l'ha detto Gigi. Ah, ok, perché lui è gli informatori. Lui è gli informatori. Laura, come? Malagoli. Ah, Laura Malagoli, ma allora ti conosco anch'io, ciao. Ma va. Non avevo riconosciuto la voce, scusatemi. Fai tutto il tuo appello a questo punto. Allora, io ho messo 4 foto bellissime della mia cagnolona grigia, più una della sua amica di casa, la piccolina biondina. Sì. E quindi trovate 4 foto della Tana. Sì, che è, diciamo, la razza e tutto così per chi proprio non sa di... La Tana è un Weimaraner, okay. Quindi è un bracco grigio. Un bracco grigio. Bellissimo, tra l'altro. Bellissima, tra l'altro, esatto, bravo Dani. E trovate 4 foto, la prima dove salta come una pazza e siamo il paesaggio e la campagna. Ok. Un'altra dove è sul letto nascosta sotto le coperte praticamente.
E la terza è quella, sì, dove è a gamba all'aria praticamente, dove Daniele le ha messo che praticamente sembra Belen e le manca solamente la farfalla. Lei mette, ha messo una, praticamente una foto un po' così di lei con questa patatina in vista. Allora io certo, vuole imitare la Belen, ma che la farfallina ho scritto. E non sei riuscita a fargliela? No, no, dai. Un po' di Photoshop. No, stavo pensando, esatto. Di aggiungerla a questo punto, sì, scusa. A questo punto sì. A questo, diciamo che se vince lo faccio, giuro. Anzi, glielo fai, ma lo fai tu o lo fa lei? Un tatuaggio praticamente. No, dai. Non esageriamo. Quello non lo farei mai, però con Photoshop possiamo. Laura, ma lo fai tu della farfallina o la tana? Tana, ovviamente. Ma la tana, scusa. Ah, pensavo che tu se vince come una volta quando la Bellucci aveva detto, no, la Bellucci, la come si chiama quella romana, la Ferilli aveva detto che si spogliava se vinceva la Roma. Quindi anche tu fai vedere la farfallina se vince Tana. No, ma dai, deve rimanere dei cani. Brava Laura, guarda, è che qua poi a un certo punto si degenera inevitabilmente. Tatuaggio. Io tornerei a ricordare quindi la tua tana, che è un Weimaraner grigio, ci sono le sue foto, esatto. E in più hai detto le foto di una tua amica. Esatto, sì, no, di una dell'altro cane che ho a casa, che è una cagnolina con il pelo giallino, tipo Labrador. Ok. Che è praticamente stesa per terra a mo' di rana, infatti Daniele dice che sta nuotando a rana a terra praticamente, quindi insomma votate anche lei. Ok, perfetto, grazie mille, e quindi speriamo che il tuo appello sia sì, utile votate tutti assolutamente, mi serve questo collare fashion. E non solo, collare guinzaglio e l'ho ospitata in studio, cioè vabbè, scusa se è poco, cioè c'è un pacchetto proprio di roba. Va bene, Laura, grazie mille a te, grazie buona giornata a te, alla tua e alle tue cucciole. Ciao. Abbiamo qualcun altro subito? No, a parte questa cosa qua è carina, no, veramente. Ho voluto dare delle frasi praticamente. Io intanto scusami, siccome siamo in chiusura, c'è gente che sta mettendo altre foto, adesso vedo qui Fiore Beccari che scrive anche il mio tesoro ha postato sul gruppo la foto del suo, poi dopo controllerai tutta la situazione, quindi le aggiunte. È arrivato anche un messaggio da Flavio che ci scrive: vi è arrivata la foto di Aragorn? Comunque il problema maggiore della processionaria è che se viene ingerita anche solo una piccola parte del bruco e manca un pezzo di messaggio. Flavio, manca un pezzo, comunque la foto, se l'hai mandata alla mail appunto di Dolce Cagnara, sicuramente è arrivata, dopo controlliamo il tutto, tranquillo, manca comunque il pezzo di messaggio. Pronto, chi c'è in linea? Pronto, ciao, sono Deborah. Ciao Deborah. Io la conosco Deborah. Tu mi conosci, Serena? Sì, Deborah, aspetta, il cognome? Mantella. No, magari il cognome non ti alla Kita Ilmo. Ah, ok, la padrona del... E io associo i cani, guarda sì. Che... Ah, ok, ciao Deborah. Ciao. Quindi hai mandato anche tu la foto del tuo Kita? Sì. Bene, quindi apriamo l'appello. Esatto, è un primo piano bellissimo, dolcissimo di Nigi, insomma del mio cucciolotto. Cucciolotto Akita americano molto Akita bello. Akita Inu. Akita Inu molto bello che Daniele espone. Sì, giusto, sì, un se cane, non erro. Sono cani nel senso particolari, perché sono cani giapponesi, quasi tutti i cani giapponesi hanno un carattere abbastanza forte, diciamo come carattere. Però se si riesce a instaurare un buonissimo... Innanzitutto sono di una bellezza pazzesca, secondo me, perché un Akita Inu, per ricordare alle persone che ci ascoltano, è il cane con Richard Gere. Sì, no? che ha fatto il film, come si chiama? Il famoso Aciko, infatti. Aciko. Ci perdiamo sono in un cani bicchiere veramente d'acqua. Belli, e sono cani che io lo adoro come cane, devo essere sincero. Poi loro in particolare, in modo particolare, che è veramente simpatico, Nigi. Bene, allora Deborah, apriamo questa. Quante foto hai mandato? Beh, una sola di Nigi. Una ma buona. Ecco, esatto, perfetto. Votate in tantissimi perché è bellissimo, se vi devo dire. Assolutamente, no, questo è l'appello. Quindi adesso vediamo cosa riesce a racimolare. Esatto. Senti, ti auguriamo una buona giornata, un buon proseguimento. Speriamo grazie. Bene per il tuo Nigi, allora. Ciao. Okay? Ciao, grazie. Deborah, ciao. Abbiamo qualcun altro? Gigi, siamo in chiusura. Adesso arrivano tutti, vedi adesso com'è? La gente vuole i voti. Insomma, vediamo se c'è qualcun altro al volissimo, perché sennò dobbiamo veramente chiudere. E vi ricordo ovviamente l'appuntamento settimana prossima, giovedì, ma il sabato
Come di consueto, dalle 15 alle 16.30 c'è la replica radiofonica della puntata, quindi su Radio Milan Inter, grazie allo streaming, insomma, potete riascoltare la puntata. E nel momento in cui vi perdete qualche pezzo, su YouTube basta indicare il nome del programma Quattro Zampe Mi Piace e potete trovarle tutte, le trovate tutte quelle fin dai tempi che furono, ecco. E noi intanto a livello televisivo ci hanno sfumato, è partita la sigla, il programma è finito. L'ultima telefonata, pronto? Pronto? Sì! È caduta, ma no, che tristezza. Ce la facciamo? La richiamiamo? È caduta, vabbè, vediamo caduta, di riuscire. Poverina. Comunque, niente, mi raccomando, allora poi prossima settimana Agility e appunto la razza del giorno sarà il Border Collie. Sicuramente avremo un Border Collie in studio. E basta, che cosa vi devo ricordare? Niente, basta. Qualche sito magari al volo per il discorso esposizione, se siete curiosi di andare a vedere come funzionano le iscrizioni, tutto quanto, www.expocani.net, piuttosto che www.miglioredirazzareport.it oppure www.informacani.it. Questi sono dei siti appunto molto possiamo utili. Magari ricordare le prossime esposizioni che ci sono, ecco, qualcuna così al volo. Infatti prossimamente ci sarà a Gonzaga, che è a Mantova, che è questo weekend, sabato e domenica. Poi prossimamente ce ne sarà una che è un'internazionale, questa, okay, di Gonzaga. Poi una nazionale a Lodi, che, sì, sarà domenica successiva. Le due internazionali molto importanti di Reggio Emilia e Modena, dove c'è anche la qualifica per il Craft, che è molto importante, che è una esposizione, ecco, esatto, importantissima. E poi c'è la nazionale di Parma e la nazionale di Piacenza. Sarà un mese molto ricco. Comunque le date, ovviamente il calendario ufficiale ENCI, lo trovate proprio sul sito dell'ENCI, www.enci.it. Niente, la telefonata ce la siamo persa per strada. A questo punto vi incitiamo noi a votare tutte le foto che preferite, perché settimana prossima quindi decreteremo i vincitori. Vitate. Sono dislessica. Io vi saluto, ringrazio ovviamente Giulia Paracchini e della sua presenza, dei suoi consigli e tutto quanto. Quindi grazie, ci ritroveremo qui tranquillamente. Ciao Daniele, una buona settimana. Ciao Serena, una buona settimana anche a te. Diventiamo formali. Ciao Gigi, grazie mille della sua, insomma, competenza fonica. Ci vediamo basta. A settimana prossima. Ciao a tutti. Ciao. Ti perdi nella maglietta. Quattro zampe mi piace. Who let the dogs out? It was nice, the party was bumping. Hey, yeah. Yippee-i-yo. And everybody having a ball. Ha, ha. Yippee-i-yo. Until the fellas start the name calling. Yippee-i-yo. And the girls respond to the call. Ha, ha, I have a poor one shout ha, out. Who let the dogs out? 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 I see the dance people. Billy Bond, get out. Get back, Gruffy. Bash, Gruffy.